Salve a tutti ragazzi, un saluto da Andrea Meneu, operativi come sempre, siamo tornati con questo nuovo intervento. Ragazzi, è giovedì, ciò significa che mancano soltanto 2 giorni al ritorno del nostro amato Casteddu. Cagliari-Juventus si gioca sabato alle ore 20:45, Stadio Sardegna Arena, valevole per la 20ª giornata di Serie A, nonché la prima del girone di ritorno. Ragazzi, che volete che vi dica? Che volete che vi dica su Cagliari-Juventus? È una sfida molto molto difficile, quasi proibitiva oserei dire, perché incontriamo la squadra più forte. Incontriamo oggettivamente la squadra più forte del campionato. In questo momento la Juventus è seconda, ma guardando la rosa è sicuramente la squadra più completa a livello di giocatori top, anche confrontata con il Napoli. Il Napoli sta facendo qualcosa di straordinario ed è per questo motivo che in questo momento è primo in campionato. Io andando a vedere la rosa dico che la Juventus è la più forte. Quindi è una squadra top, è una squadra anche al top perché dopo l'inizio di stagione dove avevo avuto qualche problema a livello di condizione atletica, gioco, a livello tattico, risultati magari così qualche inciampo di troppo, adesso direi che sta trovando veramente la squadra di Allegri, sta macinando gioco, sta macinando risultati, quindi è una squadra al top da tutti i punti di vista ed è una squadra che fa paura. E fa paura non in Higuain o Dybala e basta, fa paura in tutti i suoi interpreti. Tutti i giocatori di movimento che in quel momento specifico si trovano in campo per la Juventus sono veramente pericolosi, pericolosi per l'avversario. Quindi l'avversario di turno siamo noi, è il Cagliari ovviamente, che dovrà fare una gara perfetta, punto e basta. Una gara perfetta sul piano difensivo e sul piano anche propositivo. E aggiungo quindi una cosa, perché quando si incontrano squadre di questo calibro, c'è da dire che la fortuna ci vuole un po' di fortuna, il Cagliari avrà bisogno anche di quella nella sfida di sabato, è oggettivo. Però voglio far passare un concetto chiaro, io non dico che per fare risultati ci voglia soltanto la fortuna. Perché? Perché il proverbio dice che la fortuna aiuta gli audaci, quindi è ovvio che il Cagliari, per pensare, sperare di avere un po' di fortuna, dovrà essere un po' audace. Quindi sostanzialmente è un po' quello che è successo anche sabato scorso contro l'Atalanta. L'Atalanta in questo momento è oggettivamente più forte del Cagliari e il Cagliari per riuscire a fare il risultato come ha fatto non è che ha avuto soltanto fortuna punto. No, ha approcciato bene il match, l'ha studiata bene Lopez in quel caso e poi ovviamente la fortuna ci è venuta a soccorrere in qualche modo con qualche episodio favorevole. Il fatto di aver segnato subito con Pavoletti, il fatto che l'Atalanta con le tante occasioni che ha avuto, soprattutto nel secondo tempo, non l'ha buttata dentro, l'ha buttata dentro soltanto al 92esimo. Quindi è oggettivo, ragazzi, che quando incontri squadre più forti, la fortuna è un fattore determinante. Punto. La fortuna va però cercata, quindi atteggiamento mentale assolutamente positivo fin dall'inizio. Difesa che dovrà essere concentrata al 100%. Se la Juventus fa gol, io pretendo che sia per una bravura dell'attaccante e del centrocampista della Juventus, per una giocata del campione e non per un nostro errore, un errore di un singolo o un errore del collettivo. Questa è una cosa che veramente la pretendo da questo punto di vista. E poi, ovviamente, in generale la squadra doveva fare una bella partita anche sul piano propositivo, perché se vuoi sperare di bucare questa Juventus devi comunque affacciarti il più possibile. Siamo pur sempre in casa, ci sarà il nostro pubblico a sostenerci, spero veramente che ci siano tanti tifosi rossoblù appunto a sostenere il Cagliari di sabato sera. Quindi veramente ci vuole una prestazione importante su tutti i punti di vista. Perché se ci sarà la prestazione importante sul piano mentale e dal punto di vista ovviamente tattico, propositivo, eccetera, magari la fortuna potrebbe venirci a dare una mano. Per quanto riguarda la formazione, scelti di uomini, eccetera, dovrebbe ovviamente essere sempre il 3-5-2 il modulo, ovviamente. C'è la grana Barella, non so appunto se farà parte o meno della partita, quindi dovremo vedere appunto Lopez come lo andrà a sostituire, anche perché sabato scorso alla fine ha deciso per Meunier a sinistra con Padoin messo interno di centrocampo. Però in realtà prima si parlava, prima di questo cambio, si parlava di un Van der Wiel messo a destra con Fargo interno e Padoin appunto a sinistra, quindi potrebbe anche essere questa presa in considerazione nel caso in cui Barella non ci sia, perché Meunier, ricordiamo, è squalificato. Là davanti ci dovrebbe essere Farias e Pavoletti. Insomma,
Direi che più o meno la formazione è fatta, ma al di là della formazione conta veramente l'atteggiamento mentale. Quindi spero di vedere una squadra che vorrà dare battaglia a questa Juventus, che è una grandissima squadra, ma che si può battere o comunque ci si può fare risultato. Non voglio assolutamente partire dal presupposto che la sfida di sabato sia già persa in partenza. Queste, ragazzi, sono le mie considerazioni al riguardo. Ovviamente fatemi sapere che cosa ne pensate voi, quindi fatemelo sapere commentando qui sotto il video. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale YouTube se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo presto con altri nuovi interventi. Un saluto a tutti e ovviamente forza casa a tutti. Ciao ciao!